Ciao Diego! Ciao Leonardo! Ciao! Ciao Gaia! Benvenuti a Traini! Grazie! Grazie! Allora Diego, mi hai aperto le porte di questa meravigliosa azienda che è Tolaini, però adesso io voglio sapere tutto, cioè tutto sull'azienda. Come nasce? L'azienda Tolaini nasce per la volontà di Pierluigi Tolaini, che è un imprenditore italo-canadese, italiano di origini, nato a Castelnuovo Garfagnana nel 36 e all'età di 19 anni è emigrato in Canada in cerca di fortuna, perché chiaramente erano, quando lui aveva 20 anni era esattamente nel dopoguerra, quindi erano momenti molto poveri, difficili. E lui racconta sempre che questo praticamente è la quarta promessa che lui fece a se stesso, perché quando partì di mattina presto, no, con un biglietto di sola andata senza sapere l'inglese, partiva con un po' chiaramente, no, di sangue allo stomaco. E quindi dice che per farsi forza continuava a ripetere a se stesso quattro cose: non sarò mai più povero, non mangerò mai più polenta, non berrò mai più vino cattivo e un giorno tornerò e insegnerò ai garfagnini, in questo caso, no, a fare vino, perché lui, essendo nato appunto nelle montagne di Garfagnana, lui dice sempre che il vino lì era terribile, non gli piaceva assolutamente, e pensava che fosse colpa dei garfagnini, non si rendeva ancora conto che chiaramente nelle montagne il vino non matura. E quindi questa è stata poi la sua quarta promessa. Nel frattempo ha realizzato che Castelnuovo Garfagnana magari non era il posto ideale per il vino che doveva fare lui, e quindi cominciò a girovagare e trovò questo. Senti Diego, te invece quando è iniziata la tua avventura con Tolaini? Ma io ho conosciuto la famiglia Tolaini nel 2006, quando stavo facendo un po' di vendemmie tra l'emisfero nord e l'emisfero sud, e in una di queste vendemmie appunto venni in Toscana a fare una stagione come cantiniere, facevo proprio quindi, e lì ci siamo conosciuti. Poi ho fatto delle altre esperienze, sono andato in Australia, ho girovagato un po', e poi nel 2008 ci siamo rincontrati con il signor Tolaini. Ed è stato amore. Sì, e lì mi ha detto: guarda, hai fatto esperienza, hai fatto vendermi abbastanza, ora provo a fare un po' di tutto. Benissimo. E allora io sono curiosa di vedere anche gli altri ambienti, ma soprattutto di assaggiare qualcosa. Certo, certo, immediatamente. Grazie. Diego, la produzione di Tolaini è abbastanza ampia e diversificata. Quali sono i vini? Poi arriveremo ovviamente a parlare di Candy Lassi, ma gli altri vini quali sono? Beh, noi abbiamo tre IGT, Al Passo, che è a base sangiovese, con l'85% sangiovese e 15% Merlot, che di per sé potrebbe essere un Chianti classico, sì, no? E il Val di Santi invece, che è a base Cabernet, con 75% di Cabernet Sauvignon, 20% di Sangiovese e 5% di Cabernet Franc. E poi abbiamo il Picco Nero, che è il nostro vino di punta, che invece è a base Merlot, con 65% di Merlot, il 30% di Cabernet Sauvignon e 5% di Petit Verdot, quindi il classico taglio bordolese. Taglio bordolese, in questo caso senza Sangiovese, che invece ritroviamo nel Chianti classico. Che ritroviamo nel Chianti classico. Io mi sono tirato un po' avanti e l'ho pensato perché sono curioso. Questo è fatto bene. Qual è il Chianti classico? Qual è come Chianti classico? Il nostro Chianti classico invece è Sangiovese in purezza. Ah, quindi nient'altro aggiunto, proprio classica uva del territorio. Classica uva del territorio, e tra l'altro è una selezione di un unico vigneto, che è un vigneto a 450 metri esposto a sud-est. Quindi addirittura dovrebbe essere quasi un'idea proprio di cru francese, sì. Ma poi soprattutto stiamo parlando, avete scelto di fare una gran selezione. Sì, una gran selezione. La nostra idea, l'idea della proprietà è sempre stata quella di fare un Chianti classico solo e che sia proprio il vertice della denominazione, quindi la gran selezione aveva cominciato prima quando era la riserva, ora appunto abbiamo... Ma senti, l'idea quindi è già allettante, per come la racconti io vorrei anche assaggiare, vorrei anche assaggiarsi la Gaia, ma tanto lei non ci capisce niente di vino, ma perché no? No, io secondo me, senti, si assaggia io e te, perché lei dice ma poi tanto non ci... Eccolo! Ma di fare senza di me! Ecco, ma scusami, ma te tanto non ti interessa, cosa ci capisci? Ma chi gliela te, ma... Via, basta. Vabbè, cosa fai? Allora ragazzi, bene, è stato un verissimo piacere, io ora devo andare via, ecco. Questo è un omaggio, ciao!
Vabbè, noi cosa facciamo? Prendiamo la salute. Cin. Davide, tu arrivi la mattina in azienda, ti vedi un mare di vigne sulle quali ti devi districare, devi saper galleggiare, le devi conoscere. Ma dici anche a noi un po', quanti ettari sono, quali uve ci sono, per capire un po'. Beh, l'azienda si sviluppa su 50 ettari, divisi in due grandi parcelle, la prima qui a Valle Nuova e l'altra a San Giovanni a Cerreto, a 3 km da qui. E le uve che coltiviamo sono il Cabernet Sauvignon, il Sangiovese, il Merlot, il Cabernet Franc ed il Petit Verdot. Quindi diciamo il Sangiovese rimane un po' un elemento che lega il territorio, però c'è tanto vitigni internazionali. La sfida per te che arrivi a dover gestire questo tipo di vitigni, cos'è che ti appassiona di più? Anche perché avrai fatto esperienza un po' dappertutto, un elemento che ti lega un po' all'idea del Chianti Classico. Ma l'idea del Chianti Classico è quella di fare un vino di territorio, quindi di fare un vino che pur essendo a base di uve bordolesi abbia una chiantigianità, una toscanità, quindi dove si possa riconoscere il territorio anche in un'uva non autoctona. Chiaro. Senti, ma una cosa, io se no alla fine non ci capisco mai niente, ma quando si parla che ci sono dei terreni, te hai parlato di territorio, ma ci sono i terreni a medio impasto di qui, cioè, ma che si fa? La pasta, no? Che cosa succede in qui infatti? È un po' la caratteristica del Chianti Classico, tantissimi terreni, il terreno cambia a distanza di 10-15 metri, quindi è molto importante parcellizzare, conoscere ogni vigneto metro per metro, vigna per vigna, perché ogni piccola sfumatura di terreno cambia e dà delle caratteristiche diverse alle diverse uve. E te c'è tutto qui in testa? Conosci tutto ogni uva? Camminare parecchio, camminare. Ma che testa che c'ha questo ragazzo? Grazie Davide. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie ragazzi. Grazie. Torneremo volentieri. Ciao. Vero che torneremo. Ciao. Ciao.